Eccoci qua. Aspettiamo il polaccone. Voilà. How are you, my friend? Good, you? Very good, O very voilà, well. stiamo per il nuovo video in coppa a TikTok, là, tu hai fatto un video, ma tu stai scendendo qua fuori con la capa. Sta quarantena l'ha fatta sci fuori cacao, voilà. Guarda, Come stai, stiamo bene. polaccone? Tutto a posto, voilà. Com'è il tempo lì? Qua fa caldo, si sta bene, il clima è ottimo, si sta molto bene, dai. Io ho detto a Pamela che prima o poi dobbiamo tornarci lì, perché lì siamo stati bene. Poi siamo andati nell'hotel dove tu vai sempre. Sì, e là si sta bene, Mimmo. Là è bello, poi per i bimbi Bellissimo, è uno spasso. È molto bello, molto molto bello. Voi come infatti. state? Noi Arosta bene. uzi, oh zii, arosta uzi. Dedo! Vieni un attimo. Oh, ma Vieni un quanti sono forti, attimo. oh. Ma come giocano? Calciano, Calciano, sì. Infatti mamma mia, oh. in sala ho tolto tutto, Polacco. Sì? Pamela mi vuole ammazzare perché ho preso una porta da mettere giù, perché in casa... Rompono i vetri. Vabbè, Allora fanno bene. stanno facendo una videochiamata con la loro squadra. Ah, Ogni bello. settimana si organizzano e si fanno la videochiamata con i mister, che il mister gli fa fare gli esercizi, sai, si divertono. Bello, bello. Sì. E voi state facendo esercizi, allenamenti Sì, o no? è quello che possiamo fare. Io vado in palestra. Poi mi piace perché anche a loro gli faccio fare gli esercizi al pomeriggio. Ah, bello. No, è E bello. com'è Fede? Dov'è Fede? Fede sta bene, sta cucinando, sta facendo i puparul, sta facendo. Vai, vai. Sta facendo i puparul per stasera. I bimbi crescono, eh. I Oh, bimbi anche il stanno bene. tuo calcia, eh. Un canestro. Mio Porca figlio troia. è malato, poi là è malato, pensa È solo a giocare giusto. pallone, è È malato, giusto. dispiace. Però va bene così, si diverte. Quando si diverte va tutto bene. E tu com'è lì? Ma lì anche lì è fermo tutto? Sì, qua è tutto chiuso, tutto bloccato, l'MLS è chiusa, è tutta ferma come la Serie A, no? E Sì. quindi bene, cioè nel senso Anche tu sta. sei fermo ora. Sì, anche il campionato nostro è fermo, anche i ragazzi, tutto bloccato, tutto fermo. Perché anche qui c'è il problema del coronavirus, quindi speriamo che ovviamente tutto Anche lì questo un bel possa macello, passare. eh. Sì, soprattutto New York. New York Perché... è un disastro. New York è veramente un disastro. Però, per esempio, qua in Florida ci sono stati casi, Meno. però meno, sì, molto Ho meno. capito. No, Speriamo è che un bel finisce casino. presto tutto questo, va. Sì, no, ma infatti, Ma tu guarda, in ogni Italia vieni tanto. ogni tanto, no? Io, polacco, devo venire per prendermi il patentino di UEFA. Mi sa che ci vogliamo insieme. No. Tu devi giocare ancora un bel No, po'. prima Tu devo devi giocare. fare in Italia con l'aereo. Mi sa che ci vogliamo insieme. No, ma secondo me, quando tutto termina, quando tutto finisce, mi venga a pigliare patentine. Mi venga a pigliare patentine. Così mi porto avanti Ma perché con col questo poi lavoro. puoi allenare comunque in qualsiasi parte del mondo, giusto? No, con l'UEFA tu puoi allenare in In tutto il mondo, Europa. nel Ah, senso io... in Europa, in America, Ah, dove ok, vuoi. pensavo solo in Europa, sai. No, mentre se io prendo per esempio il patentino qui in America, non posso allenare in Europa. Ah. E allora io mi voglio prendere tutto UEFA A, UEFA B, Pro, eccetera, e basta. Che ti manca? Mi manca UEFA e Pro. Appena inizia UEFA lo faccio e poi mi prenderò il Pro appena avrò tempo. Com'è No, facile? I però costi bene. come sono? Tranquilli? No, voilà, che tranquillo. Ti sfonnano, ti scassano. Sì? Mamma mia, dalle 8 del mattino fino alle 7 di sera, Vabbè, però parli di studiare, calcio, dai. campo. No, bellissimo, parli di calcio, poi c'è psicologia, poi c'è di tutto, Mimmo. E
A me piace tanto perché da calciatore tu vedi determinate cose, mentre quando sei dall'altra Ti parte aprono la mente, eh? si inizia a capire. Guarda, io ho fatto, quando abbiamo fatto il corso, abbiamo fatto un bel po' di lezioni di psicologia, ti spiegavano come parlare con i bambini, come parlare con i genitori, cioè Soprattutto ti per i spiegavano, genitori. sì, perché i genitori sono guai, però bello. Siamo la rovina dei bambini. Diciamo che secondo me è molto importante. È molto importante fare il corso. Poi, secondo me, in Europa, dove siamo noi, che abbiamo la fortuna di farlo in Italia, Tanta ti roba. insegna tanto. Ti insegna tanto che curiamo il E dettaglio. quanto dura, Curiamo. Volà? Io ho fatto quello lì quest'estate, 4 settimane, tutti i giorni. A Firenze, Sì, Coverciano. a Coverciano. E poi UEFA penso uguale, e pro non lo so, però UEFA penso sia uguale, ma cambia qualcosina a livello di Ma materia. ora che bisogna fare? Prima D, poi C, poi giusto? Poi è Tu cambiato. farai D, C, B, A e pro. Arriva a pro, andiamo chiudere la pill. No, l'ultimo anno era l'anno scorso, Già ne era tengo poco. che si partiva da B. No, però poi tu che hai giocato, sai, noi abbiamo i crediti, tutte queste Sì, cose sì, sì. qua. Però è bello, bello, bello. Secondo me è tanta roba veramente. È bello, ti insegna tanto, ti aiuta. Tu come stai, polacco? Bene, dai, sta a posto. Che si dice in quelli di Zena? Zena, siamo qua. Minchia, mi manca il calcio. Sì, eh? Sei Mamma contento mia. di stare nella tua zena? Sì, sai che è una scelta che ho voluto fortemente Lo so, e non mi lo so. pento. Ah, va, uguale, anzi, è tanta roba. Andare lì, stare lì è Tu hai uno giocato qua, no? spettacolo. Sai Io ho com'è? giocato, sì. Tanta Qui è roba. tanta Oh, ma roba, è tu hai bellissimo. giocato con Bairami? No, io ho No. giocato, io ho iniziato. Quando io sono venuto a Genova, io ero in comproprietà tra Genova e Juve. Sì, mi ricordo. Sì, siamo entrati nelle trattative io e tu. Sono rimasto l'anno che c'era Cosmi, che c'era Milito, Lazetic, Lamacchi, Brevi, Che questa squadra qua che squadra. poi ha vinto il campionato. Che E squadra. io sono stato sei Stellone c'era mesi. pure. Sì. Poi sono stato 6 mesi e sono andato in B. E poi l'anno il Genoa che è andato in C, io volevo rimanere a Genova, pensi, io volevo rimanere a Genova in C per giocare nel Genova, perché mi sono trovato Certo. benissimo, piazza incredibile, eccetera, e non ho potuto e niente. E quindi poi non ho mai avuto la fortuna di giocare a Genova. Forse l'ho avuta 2 anni fa quando è ritornato Ballardini, che potevo tornare a Genova a giocare. Mi Però ricordo. poi Ballardini, non so che cosa successe, e quindi ho lasciato perdere. Però guarda, ti dico, giocare lì è tanta roba, giocare lì è veramente bello. Eh sì. E È lì in bello. America come si è trovato? In America bene, poi il calcio ovviamente, Mimmo, È è diverso. totalmente diverso. È totalmente diverso perché, ti spiego, qui giocano a basket, qui giocano a baseball, non giocano in mezzo alla strada come giocavamo noi a calcio, calcio, calcio. Super No, Santos, ah, con i bravo, kart. bravo. E allora poi noi qua, per esempio, io ho iniziato ad allenare e io sto partendo dalle basi. Io alleno gli under 15 e faccio l'assistente dell'under 17 anche, e io parto dalla base, cioè proprio sto facendo la base, la postura del corpo, il passaggio, lo Yeah. stop. Tutte queste cose qua, devi partire da zero perché non hanno la base, no? Che abbiamo noi. Quindi niente, parti da zero, fai Noi questo, però. qui iniziamo la tecnica. No, è bello, Mimmo, è molto importante perché poi tu che tatticamente sai come sei forte, è fondamentale avere una base di corpo, di capire il Ma che gioco. scherzi? No, è Quando devi importante. scappare, quando puoi pressare. No, sì. Altra cosa. È tanta roba. A me piace poi soprattutto quando lo vedi che
dopo un mese e mezzo, sai, Ecco, io sono stato in Russia e più o meno è così. Cioè, noi avevamo la mentalità italiana perché io sono arrivato lì con Spalletti. Sì. Però ci vai contro le altre squadre che magari c'erano squadre che tatticamente non ci capivano nulla. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Vai. Esci. Vai. Puro Ugane, sai. Ugane. No, io penso che noi come scuola, a livello di tattica, di dettagli, tutte queste cose qua, siamo avanti. Noi possiamo veramente fare scuola alla gente di come mettere il corpo, come tatticamente, tutte queste cose qua. È bello perché poi vedi che è molto importante. Poi questo per me, secondo me, è la base. Ah, ma sono d'accordo, perché quando vedi anche le grandi squadre contro quelle italiane fanno sempre fatica a giocare. Sì, perché noi siamo super organizzati, capito? Poi ovviamente il singolo fa la differenza, però se c'è una squadra organizzata, c'è una squadra organizzata, parti già da una buona. Vedi, l'Atletico Madrid sembra un po' una squadra italiana come gioca in Spagna. Ma lo è, perché tu sei, io non so se tu ti sei mai informato dell'intensità dell'allenamento di Simeone. Io sì, ma io ho parlato con Ansaldi che giocava lì. Cazzo, a volte abbiamo pure 3 allenamenti al giorno. Ma io so, per esempio, io vedo che lui allena la fatica, lui proprio allena a sfondarti per abituarti alla partita, alla sofferenza, proprio a... E allora questa è tanta roba, perché pure per esempio noi, a me Zeman mi diceva la fatica la combatti lavorando. E allora quando sei abituato, dopo la fatica non la senti proprio più. E poi è vero, e poi la calciatore dice sì, cucazz. Però poi l'allenatore dice è vero. Poi l'allenatore dice cavolo, è vero, perché poi alla fine, io per esempio quando mi allenavo con Zeman, noi potevamo fare 3 partite al giorno. Era allucinante. Quando io con Gasperini uguale. Io l'ho avuto pure io, vabbè, Gasperino l'ho avuto pure io, e lui è quello stile lì, ti massacra, ti sfonda, però le squadre volano. Hai visto l'intervista di Papu Gomez? Ha detto la domenica è il mio riposo. È la verità, cavolo, è la verità, infatti, perché i tempi, vabbè, in partita sono totalmente diversi, l'intensità magari è diversa, però allenamento ti sfondo. Sì. Ma è giusto così. Io penso che se tu ti alleni bene, giochi bene. Se tu ti alleni male, giochi male. Ma è così, eh. Tutto l'allenamento. A volte noi diciamo, che palle, oggi bisogna anche io, no, mica, oggi c'è lavoro di corsa, che palle, che palle. Sì, Però sì, ti serve. No, ma è importante che poi, secondo me, tu come ti alleni, così giochi. Esatto. Come ti alleni, se ti alleni bene, sempre mentalmente sul pezzo, stando lì allena di Hola, forte, Marino, ma Zeman che faceva? Mamma mia, Polacco, Zeman ti sfonda. Pensa che Zeman, primo giorno di ritiro, il lunedì iniziava 45 minuti di fast track. Poi faceva 10 volte e più uno di coraggio dei 1000. Io I invece, gradoni. sai che ho avuto io Lucescu, no? Eh L'ho avuto un anno allo Zenit. Vabbè, facciamo il ritiro e tutto. Facciamo Supercoppa col CSKA, vinciamo il lunedì, arriviamo a campo tutti contenti, bla bla bla. E lui viene da me e mi dice: ma com'è possibile? Facciamo una cosa. Hai giocato terzino sinistra, hai corso solo 8 km e 7. E io gli faccio la battuta: se mi sembra la palla, quanto ha corso con me? Comunque per colpa mia un giorno solo corso. Sì, ma perché loro No, a vogliono. lui piaceva tanto, arrivava il giorno dopo con i fogli, tu hai corso così, hai Sì, corso la così. statica. Vabbè, quello è troppo, perché poi ovviamente Mamma mia. la palla. Però io, per esempio, con Zeman facevamo i gradoni. Che ne so, tu avevi lo stesso peso mio, venivi sulle spalle e facevamo gli affondi o i gradoni del Partenio. Voi immaginate, Partenio era così. Cioè, Oh, però. Perin ti ha chiesto come si sta in America. Come vivere bene, poi a lui che piace l'NBA, figurati, è lui che è Caro malato di Perin. NBA. Adesso Amore! Aspetta. vai. Amore! Amore! Matti, stai Ricordi che hai vedendo parlato di Jordan o no? tuo
amore. Scusa, vola, tengo le scarpe. Vai tranquillo, che Troppi tapperine. TikTok, Polacco. Wow, stai scendendo fuori dalla capo. Vada Mattia, sta vedendo Jordan. Matti, Anch'io faccio lo sto vedere una cosa. Matti, vedendo. guarda qua, Matti. Che bello che 23, è. Matti. 23, 23. Oh, è bello, lo sto vedendo anch'io. Ma, belli, ma lui è, guarda, sportivo incredibile. C'ho due maglie, c'ho tre maglie di Jordan, quelle lì. Una che ha fatto lo la vittoria del campionato, una l'ho L'hai comprata a New York. conosciuto? No, 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 purtroppo no. Ho conosciuto un bel po' di giocatori qui, infatti uno che gioca qua all'Orlando Magic Orlando va a Magic. scuola con i bambini, però È io alto, sono vola! bestia, sono. Ma vi salutavo gli scalette. Oh, guarda così, guarda. No, esagerare, ma poi sono povere bestie, insomma. Ma per fare Purtroppo. sport, ma hai visto come si sfondano? No, ma poi come si allenano, come si allenano. Io vedo come si allena LeBron James Ma come saltava Michael Jordan? Ma che teneva il mollo sotto i scarpe? Io penso che Michael Jordan sia un altro, faccia un altro sport. Cioè, lui è il basket e poi vengono tutti gli altri. Lascia stare che Ma mo' è anche gli altri cambiato lo perché. dicevano comunque nelle interviste, dicevano, io non ho mai visto un giocatore così. No, perché poi, per esempio, adesso si parla, sai, dei punti, chi ha fatto più punti di quello, di quell'altro. Certo. Grazie, amore. Ma Ciao, non ha Pamela, senso. Ciao, vola. Pame! Ciao. Come stai? Bene, voi? Dov'è il Bene, mio tu. amore? Sta cucinando i puparuoli, va me, ma te la faccio salutare. Sta facendo i peperoni. Puparuolo. Abbiamo Mattia, mamma mia, sta tremendo. Sì. Sì. Guarda, guarda. Bene. Hai finito di fare figli? Hai finito di fare figli? Basta! Basta. Basta, basta! Basta! Ci mancate. Ci vediamo Ci presto, sentiamo fammi un all'Orlando. abbraccio! No, e ti stavo dicendo, allora poi vedi i punti, però Michael Jordan, era un altro pianeta. Ah, da cosa? No, proprio un altro sport. Io ad esempio, poi qua, tu per esempio qua parli, vedi. Poi secondo me è cambiato tantissimo lo sport. Prima i cinque giocatori erano molto più competitivi, più forti. Ora, per esempio, in una squadra ce ne sono due, massimo tre. Prima erano cinque, sette. Ogni squadra aveva i giocatori forti. Sì. È uno spettacolo. È bello. A me piace, poi a me. Sportivo incredibile. Sportivo incredibile. No, no. Popola, tu come va lì? Come ti stai trovando con il nuovo allenatore? Bene, top, Popola. Ti Persona piace, 10, sì, allenatore 10, veramente. Tu non l'hai mai avuto? eh? No, io non l'ho mai avuto. Mai. Allora, io non lo conoscevo, cioè, per nome, però spettacolo proprio. No, ma lo vedo, anche perché voi vi rispecchiate tanto, pure come giocate nel suo carattere, nel suo pensiero, nel modo di essere. Guarda, c'è una forza che Lo vedo. la Sì, trasmette, e questo è quello è importante. importante. Invece con Tiagone, come vi siete trovati? E Tiago, io l'ho detto anche a Raffa Palladino, lui è arrivato qui con le sue idee, che a me piacciono tantissimo, palla a terra, però per farle devi avere bisogno anche dei giocatori. Certo. No, a me piaceva come vi faceva giocare, ti dico la verità, Noi, l'esterno che viene dentro, il terzino che diciamo va. che non è il gioco per salvarsi quello. No. Lui Però secondo me non è da in corsa, non è secondo me lui uno farà che. carriera perché non è male. Lui non è un allenatore, secondo me uno che ragiona così non è difficile partire in corsa, no? Deve Esatto. partire dal ritiro.
inizio anno, ti fai la tua squadra, ti scegli i tuoi giocatori. No, però mi piace, io ho visto un bel po' di partite vostre quando c'era lui. No, gioca. Mi piaceva il terzino che va, l'esterno che va dentro, il terzino che va senza palla, creare i triangoli. Mi piace, è bello. Un po' come ci sono due Balzaretti a Palermo. Ma noi con Delio Rossi giocavamo così, perché poi alla fine quello che dico io, per esempio, sai che cosa manca purtroppo in Italia? Non ci sono più gli insegnanti di calcio. Prima mo ci sono tanti gestori, allenatori che gestiscono. Noi avevamo la fortuna di lavorare con Delio Rossi. Delio Rossi mimo si fermava lì un'ora, ci spiegava dopo allenamento i movimenti, i conetti a terra, il corpo. E questo, certo, secondo me per un giocatore è la fortuna. Questo è importante. Infatti è bello. No, vedi Nicola, per esempio, ancora adesso ci manda i video e ci dice fase difensiva, ci manda i video, ci spiega fase offensiva, palle da fermo. Ma quelli i dettagli fanno la differenza, mio. Anche se uno si può vincere la partita con un calcio d'angolo. Ma guarda, magari una posizione, una lettura migliore, una posizione magari migliore, tanta roba. Alla fine questo sì, lo impari con l'esperienza, però pure se c'è un allenatore che magari te lo insegna, ti aiuta magari a fartelo fare, a martellarti, è tanta roba. Sì. Perché poi alla fine chi si deve salvare o chi magari deve poi fare il salto, se già è organizzato, parte da un buon punto. Quindi è tanta, io vi vedo giocare, a me piace come giocate. Tu siete qui, compatti, siete quante solidi. Ore sono lì? 6 ore mi hai detto, no? 6 ore. Dietro? Sì. Ah, quindi pomeriggio ti guardi le partite lì? Quando giochiamo? No, io alle 3. Alle 3 o alla mattina io mi guardo. Vi seguo, a parte che io guardo tutto, perché mo che è, guardo tutto, guardo quelli lì che soprattutto mi piacciono. Ovviamente il Genova lo guardo perché ci sei tu, perché io vedo e lo guardo per questo interesse qua. Però... Ho visto la top 11 che mi hai messo. Dove? Nella top 11? Sempre, Polacco. Ho visto una foto, la top 11 di Nocerino. Polacco è automatico. Io, perché a me piacciono i giocatori intelligenti, a me piacciono chi gioca. Poi ti imparate pure a tirare i rigori. Eh sì, ora ho letto una domanda. In carriera hanno sbagliato uno. Sì. Uno su una ventina, non è male Polacco, eh? No, da difensore, anche perché a centro. Però ne ho sbagliato un altro, ti ricordi, a Trofeo Team? Sì. Vabbè, chi le aveva i trofei, Mimmo? Io pure ho sbagliato in un torneo un rigore, poi all'europeo, pigliai, tira e segnai. E tac! No, però magari, sai, uno non se l'aspetta, dice il torneo, però poi alla fine quando conta tu e segni, quindi ne sbagliate. Dopo là, con l'Inghilterra. Quindi uno alla fine tira, segna, amen. C'era sta Burilla. Nacciamise. Hai capito? Però... Quanti anni hanno i tuoi figli ora? Francesco tra una settimana fa 11 anni. Mamma Cecilia mia, 8 anni. Cecilia 8 Beatrice ne fa 6 fra 2 settimane e Mattia Tenorian. Piccolino è tosto ora? Wow, Paola, mamma mia, è un cornuto, è allucinante. No, è impressionante. È allucinante. Cioè, noi l'ultima volta che ci siamo visti quando è? A Torino, giusto? Sì, tanti anni fa, Polacco. Sono venuto a casa tua. Tanti anni fa. Ma mo appena vengo, che finisce tutto, ti vengo a vedere. No, ti ho detto io, ho parlato con Pamela, voglio portare i bambini lì alla Walt Disney. No, è bello. Poi, sai... Ma io ci sono stato lì, sono stato... Lo so, 10 però giorni. Adesso hanno fatto delle cose nuove, delle attrazioni nuove. Hanno fatto gli Avengers, Star Trek. Il problema no, sulle file là, eh? Vabbè, le file, però è bello perché... Io avevo preso quella guida lì che ti fa entrare... Sì, no, vabbè, quello poi tu ovviamente ti fai le guide, le cose...
però è tanta cosa. Altrimenti bello. Era impossibile, perché io ero venuto in una pausa invernale in Russia, quindi era il periodo di Natale. Sì, ma tanto c'è il biglietto veloce, tu puoi fare il biglietto esatto. Veloce, prendi e vai. Quindi... Mi ricordo che i miei figli avevano organizzato una cena privata lì nell'hotel con 5 personaggi. Avevano messo topolino in porta e calciavano. No, tu pensi che noi, quando io sono arrivato qua a Orlando, cioè, dovevamo fare una pubblicità per Disney, no? E giocare con Topolino, giocare con Minnie e tutti questi qua. Mimmo, appena me l'hanno ritta, no, chiamami subito, perché io voglio fare cose con Topolino, con Minnie, non vedevo l'ora, ti giuro, non vedevo l'ora, capito? Allora... Sì, poi quando sei là diventiamo bambini anche noi. No, io penso che quando ho fatto la cosa che, sai, si faceva la colazione con loro, io ci ho fatto la fotografia prima con loro e poi ci ho detto, mo potete fare voi. Io vi inciro con blocchette e mo ci fa l'autografo. Aspetta, no, è bello perché... Ma io sono un eterno Peter Pan, polacco. Tu sei l'eterno Peter Pan. Tu sei uno spettacolo. La tua famiglia come sta, polacco? Sta bene? Bene, bene. Tutto a posto. Sì? Tue sorelle bene? Sì, stanno bene. Stanno a casa. Stanno a Napoli? Una a Napoli, una a Roma. Ma se ci sta una, ci sta seguendo pure, secondo me. Sì. Sì, sicuro, sicuro. La salutiamo. Mimmo, quanti anni di contratto c'hai ancora? Altri 3, questo più 3. E tu hai deciso cosa vorresti fare da grande? A me piacerebbe... Io ho detto il direttore. No, a me piacerebbe allenare. Poi fra 3 anni faccio corso allenatore, magari non mi piace, cambio. Ma vuoi allenare... Secondo te, tu sei... più da piccolini o da grandi? Io non voglio né piccolini né grandi, voglio una via di mezzo. Ma sai perché non voglio i piccolini? Perché io ho l'allenatore dei miei figli, che è un mio amico, lo conosco. In questo mese e mezzo ho allenato i miei figli, ho detto, ma tu quanta pazienza c'hai? Ma infatti i piccolini non sono allenatori, sono istruttori, sono, no, io come non si dice, faccio. Insegnanti, teacher, non sono io allenatori. Amo i bambini, però minchia, non ho pazienza. Ma infatti, vedi, per esempio, io ho allenato gli under 15 e ti dico la verità, non perché se uno è bravo è scarso, quello no, però caratterialmente mi trovo più a mio agio con i grandi. Anche io, secondo me, vorrei iniziare con un under 15, under 16, sì. Io... Perché calcio? Sì, però è, per esempio, io parlo per carattere, non per conoscenza. Caratterialmente, per come so io mi trovo molto meglio con i più grandi. Perché? Perché il modo che c'ho, io pretendo tanto da loro. Io sono come te. Da loro. E allora secondo me mi trovo molto meglio con i più grandi. E infatti, sai, allenare magari in under 18, una primavera, per fare esperienza, secondo me mi troverei ancora meglio di allenare, che ne so, un under 15 o un under 14. Sì, però anche per conoscenza, per me, secondo me, è più facile allenare un under 15 che allenare i bambini piccoli. Perché tu in un campo a 11 sai già cosa fare. Sai come muoverti, sai cosa insegnare. Sì, ma sono d'accordo. Ma i piccolini, io penso che fino ad arrivare all'under 15, secondo me bisogna essere istruttori, bisogna essere più educatori che allenatori, Mimmo. Sì. E capi? Poi allenatore, ovviamente, più grandi sono e più magari il livello aumenta, più il livello cresce. Però a me, io per esempio, a me piacerebbe fare l'esperienza allenando i 18, i 19, primavera, squadre. Secondo me io sarò pesantissimo come allenatore. Ma io rompo proprio, io ci la saluto, voilà. Sì? Io sono pesante, io pretendo tanto da me, perché insomma è contento. Per esempio, che ne so, la prima partita che io ho vinto nella carriera da allenatore, ho vinto... tutto quanto felice, io già stavo pensando, ero erano sbagliate, che potevo più giù, perché chi si è mutato, cioè, pensa, hai capito? Allora io pretendo tantissimo. Però, secondo me, questa è la giusta mentalità,
Cioè, no, tu vinci, è bello festeggiare, ma sei già pronto per la prossima. Mimmo, io pure da calciatore, se non correva, se non mi muoveva, se non mi allenava, cioè là, mica allenava, arrivava in Serie A. Allora, io devo pretendere da me. Abbiamo fatto un bel po' di anni insieme con l'Andeventura, con Nazionale, cioè ti conosco, la Juve. Io facevo tanto per essere a livello, e allora pretendo, ma io la mia testa è questa. Il carattere lì come se degli americani ti ascoltano, che testa di cazzo c'è? Ma ascoltano, ma tu pensi che pure si paga a ruvaga paga, ma non sta a sentire, perché sennò è un wine e ma non sta a sentire, sì. E no, Mimmo, io sono chiaro, io la cosa che ho imparato, io per esempio, io sarò sempre trasparente, non sarò un finto, sarò veramente onesto, allenatore che dice le cose in faccia, come sono io. Diciamo che io faccio l'opposto di quegli allenatori che ho avuto io, che non mi sono piaciuti umanamente. Certo, certo. Ok. E allora, hai tante esperienze. Quanti allenatori hai avuto in carriera? Una cifra. Quindi una sai cifra. Chi è sì. Buono e chi no. Io penso che umanamente... Penso che tutti i lavori, se tu umanamente ricevi tanto, tu per quell'allenatore ti butti, o per l'allenatore o per il tuo datore di lavoro, in tutti i lavori penso che sia così. E io sono così, io per esempio ai ragazzi, io non parlo singolarmente, a me mi piace parlare sempre davanti a tutti. Certo. Sempre davanti a tutti, sempre essere onesti con tutti, rispettare i ruoli, ascoltarli. Però essere chiari, Mimmo, essere chiari, quella è la cosa più importante, la cosa, penso, che alla fine non ti fa sbagliare, perché se tu sei onesto, dopo non ti devi recriminare niente. Sì, e calcio giocato penso così. Manca? Onesto, no. No? No. Però per come eri tu, pensavo di sì. Ma sai perché? Perché io dopo Benevento, umanamente, ci sono rimasto talmente male... E ho detto, guarda, ma ne vale la pena. Io ho lasciato la mia famiglia qua per andare a Benevento. E sai che io umanamente non sono stato bene umanamente. Calcisticamente, vabbè, quello è... Proprio a me vale più umanamente che calcisticamente. E umanamente sono stato male. Ovviamente sono stato benissimo col direttore, col presidente, perché sono due persone eccezionali. Però con l'allenatore un po' meno... E niente. Allora, sai che ho detto, ma secondo te, ma posso più fare queste cose, andare indietro, avanti, eccetera, fare? Sì, no. Sì, lo so, io lo sapevo che avevi lasciato la famiglia lì per andare a Benevento, sì, mi ricordo. E non mi spiegavo il perché tu non giocavi, poi a un certo punto sei andato via, e l'ho immaginato. No, perché poi là, se io in questo momento ti dico A e poi dopo è B, è C, è D, io nella mia vita ho una parola, se ti do una parola, ma no una parola che uno deve giocare o non deve giocare, però essere chiari, rispettosi, per me il rispetto è molto importante, allora, certo. allora ho deciso, sai che c'è? Mi vado a godere la mia famiglia, smetto, e da lì mi è venuto la cosa di prendermi il patentino da allenatore, da lì mi è scattata proprio. Hai fatto bene a dire, se non lo prendo adesso, secondo me non lo prendo più. Allora mi è scattata la moglie, ho detto io voglio provare a diventare allenatore, e allora ho preso il patentino e niente, adesso ho iniziato, mi piace tantissimo, tanto, bella. Però giocare non me ne fotte proprio. Cioè mentalmente magari potevo giocare, fisicamente, scusa, potevo giocare. Mentalmente stavo sotto a un treno. Ora, fra 3-4 anni, se ti serve una mano, mi fai sapere. No, io ti ho detto, tu secondo me devi fare il direttore sportivo. C'è già Cassano, direttore sportivo. Vabbè, alla Samp, tu sei del Zena. Lasciamo tutte le mani di Cassano. Tu sei del Zena. Tu sei del Zena. Grande Antonio. No, sei no, io ti ho sentito. Sì. Personaggio. Secondo me capisce, vede bene. Lui. Ma secondo tanto, me sì. Ma tanto, perché tanto. Ha occhio.
Infatti per questo secondo me, invece tu secondo me, ti dico direttore perché tu sei uno, sai, preciso, organizzato. Però essere pure un po'... Vabbè, ma tu questo tu lo prenderai più che altro con l'esperienza, però la cosa che secondo me sono convinto che tu, questo è il tuo ruolo, perché secondo me tu sei limpido, sei una brava persona, hai capito? Allora il calcio secondo me di queste persone qua ha bisogno, a mio avviso ha bisogno, perché avere persone, sai, serie come te, che hanno giocato, che sanno, è tanta roba. Io per questo secondo me ti vedo, pensiamo prima a questi 3 anni, dai. Sì, magari certo. Mi sento bene fisicamente, ne faccio altri 3. Ma come io che tu gioco la sigaretta tu con me, io che c'è entrato volà, però me l'hai detto. mister Nicola, non mi dire niente, ma con me polacchio che c'è entrato con la sigaretta, perché con me la fai girare, fai cantare, ma dopo la ti ricordi l'Europa? Oh, raccontiamo un attimo l'Europeo in Olanda in camera insieme. Oh, mondiale, era il mondiale, no. Under 20, no, era l'Europeo Under 20, era il mondiale quando fece, chi fece lo scavino per lei, era l'Europeo, non era il mondiale, no, era il mondiale Under 20, voilà. Non l'ho fatto il mondiale io. Ah no, era l'Europeo in camera insieme, ma noi ci siamo sempre diversi. Noi in poche parole siamo sempre stati insieme. Io mi ero appena fidanzato con Pamela. Ti ricordi? Certo, io mi ricordo. Un budget a testa per chiamare. Io ti davo il mio. Tu mi davi... io ti davo il mio. Era venuto il team manager, era venuto da te, no? Sì, disse, ma chi è che chiama così ogni tanto? 10 minuti. E io gli dissi, guarda, gli ho dato anche la mia parte, perché... Mi ricordo che dicevamo, la telefonata allunga la vita, ma quando cazzo vuoi campare? Cioè, chiamavo ogni 5 minuti, però sono in bagno. Amore, cosa stai facendo? Sto in bagno. Sto in bagno. Mamma mia. Però bello, dai. Ti ricordi i primi tempi quando ti chiamavo ogni 5 minuti? Mamma, io ho visto... Mo sono migliorato ogni 10. Vabbè, dai. L'importante è che non perdi quello. Esatto, quando lo perdi, importante che non perdi qui, ma non lo perderei mai. Non... Anche perché ti ripeto, siete uno spettacolo. Ciao, che bello, è tremendo. Vola, sì, gioca, è come i figli miei, è tremendo. Vabbè, almeno è una compagnia per i bambini, dai, sì. È bello, è spettacolare. I cani sono troppo belli. Sì, bellissimo. Sì, sì. No, pure noi abbiamo un... Torna a svegliarsi al mattino, portarlo fuori. Sì, quello è... A me piace. A me piace il cane. Noi abbiamo uno piccolissimo e bellissimo. A me piace tanto. Mi sono affezionato tantissimo. Mi piace tanto. Oh, in tanti ci chiedono perché non siamo andati a Napoli. Tu hai avuto possibilità di andare a giocare? Io ho avuto la possibilità, però poi alla fine la società che doveva parlare con la Juve, mi doveva comprare dalla Juve, non mi ha preso, e io avevo dato l'ok per andare, non c'è stata la possibilità. Anche io avevo possibilità prima della Russia. Cioè, io lo so. Anche dopo, no? No, dopo meno, però ero quasi fatta proprio prima della Russia, che poi non c'è stato un accordo tra me e la società, però eravamo proprio vicini. Diciamo che io un po' le trattative tue me le ricordo, perché poi noi parlavamo tantissimo. Sì. Quindi... Infatti poi sapevo che tornavi a Genova. Però è sempre emozionante da giocare a San Paolo contro il Napoli. Vabbè, Mimmo, noi siamo napoletana, quindi è quello... L'anno scorso, dopo 7 anni di Russia, guarda... Bellissimo, sì. Infatti a me forse il più grande rammarico è quello, non aver mai giocato nel Napoli. Sarebbe piaciuto, polacco? Tantissimo, tanto, guarda... Tanti, proprio... Tu sei grande tifoso del Napoli, eh? È impagabile, secondo me è impagabile entrare lì con la maglia del Napoli, è una cosa allucinante, però va bene così e io sono contento di quello che ho fatto, mi sono divertito. Hai fatto una carriera top, polacco. Mi sono divertito, polacco, ho fatto bene. Eccolo qua, vieni qua. Oh zii, oh zii! Oh zii!
Ozi! Non ti ricordi a Nocerino, Antonio? Come stai, Ozi? E quando anni fa l'hai visto l'ultima volta? 4 anni fa. 4 anni fa? Quanti anni avevi 4 anni fa? 4 anni. 8. Ora ne hai 8. Saluta. Ciao. Lo sai dove vive lui? A Orlando, dove c'è la Disneyland. Andiamo poi? Sì? Ma è bello. E tiene sempre questo, eh? E corna. E tiene poi sempre, eh? Popola, è tale qua la moglie, però. Ma vai, tale qua a me, tutte e due sono tale qua a me. Ma poi devi rimanere qui. Tutte e due, Emiso. Amore, Antonio dice che Dede vuole a te. Bravo, Anto! Vabbè, gli somiglia tanto. Carattere uguale a me. Rombo salsiccia, allora, Sta pure a freddo, sta pure mio padre che ci sta guardando. Grande, a freddo! Invece frate, te è una bestia, Mimmo. Una bestia? Frate. Si sta allenando, sta facendo palestra. Che la cannaccia fa te. Ma mo sei qua a Genova? No, sta giocando in una squadra di Serie D. A Vado. Vado. L'ho visto una foto, non mi ricordo quando, mamma, com'è cresciuto. Sì, ma si è allenato tanto in questi 2 mesi, Sì? Sì. Mamma mia, comunque il tempo, mamma, è volo proprio. Mamma mia. Cioè, io volevo proprio il cerillo, tempo. Ma poi pare che Ira ci ha cominciato a giocare pallone, che aiutava Genoa Piacenza, ti ricordi? Mizzica, come no, mi ricordo. Ma mi sono visto i DVD... E anche tu eri giovanissimo, Polà. Cavolo. Ma eri sic. Magari tu sei sempre stato sic, Polà. Magari sei sempre stato sic. Sì, ma ci capite, ma facevi proprio schifo. Però tatticamente, qualitativamente, lascia stare, Polà. Non ce n'era. Vabbè, Polà, me lo avevo pure quella, ma lui faceva. No, ho capito, ma. Come si chiamava? Che... Si può irrigiare e non acciappava una palla, quindi meglio che si sicche e capisce sì, come sì, si sì. Quello sì. Perciò ti dico tanta roba. No, intelligente. Infatti secondo me tu finisci a 40 anni qua. Ma va. Secondo me finisci a 40 anni, a meno che non gli sfastidi con la capa, però... Tu io quasi la resto, voilà. No, vediamo. Ti posso fare una domanda? Mi sento bene. E questo mi devi togliere una curiosità, Perché questo io la penso al mio modo e sono 100% sicuro che sono curioso di sapere la tua domanda. Il calcio di adesso, rispetto a come... Per esempio, tu hai giocato con Thiago Motta, Milito, sai tutte le squadre che c'erano, no? Mo è più facile giocare o era più difficile? Cioè, com'era? Era più difficile prima o più difficile adesso per te? Allora, è completamente diverso secondo me. Perché prima c'avevi la qualità. Adesso basta poco per fare un grande campionato, secondo me. Basta essere pronti fisicamente, correre, organizzati tatticamente e fai un buon campionato. Prima non era così. Tu mo marchi, vabbè, tu sei difensore, gli attaccanti che hai marcato prima. No, non li marchi adesso. No, No. Io penso che il campionato prima c'erano più giocatori forti, c'era più qualità. Più qualità c'era. Le squadre non erano solo 3-4, ma erano 8, 9, 10, arrivai qua da scelere, mi ammazzato. Ti ricordi il tridente della Fiorentina? Mutu, Jovetic e Gilardino. Da scelere. A certo, Palermo. Mi ricordo, come no. Miccoli. Cavani. Pastore, Ilicic. No, mi ricordo. No, perciò io sono curioso, ti ho detto che tu hai giocato sia prima che adesso... E allora volevo sapere le differenze. Eccolo qui l'altro. Ciao! Ciao! Come stai? Bene. Dove vai? Chiudi la porta, amore. Perché? Perché non sento.
E quindi no, era una domanda che ti volevo fare. Ovviamente sapevo la risposta, però ero curioso, perché alla fine lo vedo. Cioè, per esempio nel Milan, gente come Huntelaar, Pato, facevano panchina. Sì. Io infatti mi ricordo che il Milan, per esempio, aveva Ronaldinho, Beckham. Io mi ricordo una partita in Serie A, Genoa-Milan, che tra l'altro vincemmo 2-0. L'attacco loro era Ronaldinho, Kakà, Shevchenko. Niente. In panchina c'era Borriello, Pato. Pienzi. Mezzacampo c'era Pirlo, Ambrosini, Gattuso, Seedorf, cioè. Niente, cosucce così. No. Vabbè, pure tu quando per esempio tu quando ti allenavi con la Juve prima squadra, che squadra uno tenevo? Sì, quando ero in primavera sì. C'era Ibra, Del Piero, Trezeguet, Nedved, Camoranesi, Emerson. Viera, Emerson, Turam, Navarro. No. Easy. E quelli erano forti, eh. Cazzo, sì, erano forti. Perciò ti dico. Non erano umani quelli, eh. No, no. Perciò ti dico, vedi la differenza tra prima adesso, che differenze noti, hai capito? Adesso ci sono anche dei fenomeni, degli ottimi calciatori, però secondo me prima era diverso. Chi è il giocatore che ti ha colpito di più a quest'anno, cioè negli anni che stai giocando? Minchia, Ibra. E invece dei giovani? Dei giovani mi ha colpito molto Barella. Barella? A me piace. A me piace Barella. Anche a me piace tanto. A me sai, io sai che io vidi, Mimmo, l'anno scorso a Cremonese giocava Castrovilli. Ma fortissimo. Oh, Juve esterne con motorine teneva. Forte. Poi, e glielo dissi anche a lui. Poi l'ho visto quest'anno che giocava. Mamma mia, come anche gioca. Tonali con l'acqua è forte. Sì, io sto seguendo, mi piace anche lui. Mi piace tanto. Infatti è uno che può fare pure la mezzala, secondo me, Tonali. Sì. Non solo il centro che ha visto la difesa, mi piace tanto. Sì. No, ma ci sono. A me poi piace Zaniolo c'ha una forza. Zaniolo, bravo. Ma ci sono tanti, giovani bravi. Vedi, come si chiama l'attaccante che giocava con voi? Pinamonti, bravo. Oh, fortissimo. Bravo. A me piace veramente tanto. E poi vedi un altro giovane che è attaccante, che questo ha qualità, è forte fisicamente, però non mi viene il nome. Chi è? Favilli? Adesso. Favilli, bravo. Lui, la sfiga sua è che ha avuto tanti infortuni. L'anno scorso si stirava, rientrava, si stirava, rientrava, si stirava. E come mai? Si è capito come mai? Secondo me c'è una muscolatura enorme. No, però ci sono questi giochi. Io Pinamonti, per esempio, l'ho seguito tanto quando è arrivato Thiago, che lo faceva giocare, viene incontro, gioca con la squadra. Cavolo, tanta roba. Anche con Andrea Zoli ha fatto bene. Sì. Sì, sì. No. E poi c'avete il difensore che ha preso la Juve, che Romero. Sai chi sembra lui? Oh. È Cordoba. Oh, è un animale. Tu ricordi Cordoba dell'Inter? Certo. Un osso incredibile. Pola, ti ricordi? Non so se ti ricordi, io mi ricordo bene perché ce l'avevo sulla mia fascia. Era a fine carriera, io ero proprio all'inizio, giocavo alla Juve, era il trofeo Berlusconi, mi sembra. Cafu mi ha fatto uno scatto, Polà. Cafu esagerato. Oh, Polà, 38 anni, uno scatto mi ha fatto. Dopo quello scatto io ero così e lui era così, stava perfetto. Sì, ma era reo, magari ti pigliava pure il culo. E lì ho capito, mamma mia. No, Polà, ma là è un altro modo. Tu pensi qua, quando qua a destra dici, vabbè, dai, Cafu oggi non corre, e alla che l'ha davanti sta Serginio. Due che andavano piano. Polà, tu con Ibra ti sei trovato alla grande, no? Bene, Polà, bene, bravo, e poi è un animale, proprio non può mai perdere, è una bestia. E io l'ho incontrato nell'ultima partita, Polà. E cazzo, ma c'ha sempre voglia, oh. No, è incredibile. Sai che è un bene anche per i giocatori che giocano con lui, sì. Perché ti aumenta proprio il livello, la mentalità. Dipende,
dipende il carattere de, se de non hai carattere esatto. Sfon, ma se esatto. Hai carattere e lo ascolti e, il livello ti si alza, perché lui pure esatto. In allenamento un po' perdere, allora automaticamente un livello sai e va a 2000. Non è un quando caso che 2000. Da quando è arrivato a Milan in Milan ha iniziato a fare qualche risultato No vabbè, ma lui è tanta roba, infatti secondo me ce ne vorrebbero 3 o 4 di esperienza come lui, che abbiano giocato tanto in Serie A, che Nebola no, voilà, Nebola a te e voilà, e voilà pa me. Sei uguale alla mamma o uguale a papà tu? Papà. Ci vuole non io è. Calci, calci, lui, eh? Calci come papà, ma non si calci come papà, eh? Sì, sì. No, però secondo me ci vorrebbero tipo 2-3 crescito nel Milan, secondo me. Milan? Di personalità proprio, di gente, sai, che si divide la... Le, come si dice, magari, che ne so, si divide magari... Giocare al Milan non è facile. No. È pesante, la maglia è pesante. Allora si divide le responsabilità. Certo, capite? Certo. Allora ci vorrebbero 3 o 4 così. 3 o 4 così. Per alleggerire anche i giovani, magari farli crescere. Anche perché tutti si aspettano, vogliono giustamente Milan di tanti anni fa. Voilà, ma la maglia è pesante. Non è a maglia, quando io con la maglia deve nascere scolioso, voilà, ti giuro. Ti ricordi anche la Juve stessa, no? È stata una grande Juve, poi ha avuto comunque un periodo dove però poi dopo andava male. No, però poi dopo, vedi, quando c'è i giocatori, per esempio, vedi, quando mo in da Juve, per esempio, c'è Giorgione Chiellini che è una bestia, incredibile, allora uomo sfogliatoio, ti aiuta, eccetera, è tanta roba. Quindi, sai, un po' come voi ce l'avete lì a Genova, sei tu, ci sei Pandev, c'è Mattia, Sturaro. C'è Sturaro, è diverso, e quando c'è giocatori così, che hanno giocato in Italia tanti anni, conoscono il campionato, aiutano i giovani, è tanta roba, è molto più semplice. Comunque, una cosa fai di bello, Volaco? Niente, Volamo, c'ho un meeting con i ragazzi della mia squadra. Oh, l'inglese ormai... No, l'inglese parlo. A modo mio, ma parlo. Mi capiscono. Vale, ho imparato... Posso parlare i tuoi figli, Volà? No, vabbè, i figli mi vanno solo loro. Mia moglie e i miei figli là non fanno testo. Io ho imparato anche tanto lo spagnolo, infatti parlo spagnolo anche. Sono tutti americani i ragazzi che hai oppure c'è qualche straniero? No, ci sono anche sudamericani. Ah. Infatti io parlo spagnolo, inglese, dipende. Io ho imparato prima lo spagnolo. Io parlo poco inglese, poco spagnolo, napoletano e un po' di italiano, basta. Cioè... Una volta con l'abito, Mimmo, se mi guan, mangazzai, aveva un cavici in dei borracci, e ricetta una parola, mannaccia, così, però mi viene, ma che è normale. Comunque, no? Anch'io, quando ero allo Zenit, c'è stato l'anno che avevo brasiliani, portoghesi, Hulk, Danny, Neto, Witzel, che aveva giocato in Portogallo, quindi parlavo portoghese. Poi c'è stato l'ultimo anno che avevo 5 argentini, ho iniziato a parlare spagnolo. Sì, sì, ma impari. E alla fine... Io sai che ciò, che non mi vergogno. Io pure se sbaglio me ne fotto niente. Mi correggono. Così imparo e non sbaglio più. Però vabbè. Io sono arrivato allo Zenit, c'avevo quella merda di Rosina, mi pigliava per il culo. Perché lui parlava inglese, perfetto. Io neanche ciao sapevo dire. Vabbè, adesso vedi, parli inglese, poi imparate pure il russo. Sì, dai. In campo comunque iniziavo a parlare russo, cioè... Basta poco davvero, perché ascoltando poi ti entra nella testa. Sì, ma poi basta poi realmente volerlo, perché alla fine se tu decidi di realmente di imparare, ascoltare e sei predisposto, impari. Anche perché sennò come ti arrangi? Ti arrangi in qualche modo? Negli ultimi anni anche i miei figli stavano iniziando a parlare russo, infatti la cosa che mi dispiace di più è questa, che l'hanno dimenticato. Ma loro invece la scuola adesso com'è stato il passaggio dalla Russia... Non facile, Polacco, perché in Russia andavano alla scuola internazionale e avevano modi completamente diversi. Sono venuti qui in Italia, il banco non c'era lì.
Lì era tipo un tavolo, 10 bimbi. E sì, si sì, come qua. Non asilo, ma quasi. E cavolo, qui seduti, mio figlio si levava le scarpe mentre stava seduto. E non è stato facile, i primi mesi sono stati difficili, però ora bene. Ma è ora sempre internazionale o no? Eh? È sempre scuola internazionale o no? No, adesso no, fanno 10 ore di inglese a settimana. Ah. Allora, i miei figli, quando loro si guardano cartoni e film in inglese. Ah, bravo, bene. Però non vogliono parlare, dicono, vabbè, siamo in Italia, dobbiamo parlare italiano. No, invece no, faglielo continuare. Però anche vero, quando siamo andati in vacanza all'estero, cioè in 2 giorni parlavano inglese con altri bambini, quindi vuol dire che ce l'hanno. Basta no, iniziare. Però se tu riesci a fargli vedere i cartoni, anche se non vogliono parlare, ma fagli vedere i cartoni, faglieli vedere in inglese. Sì, sì, solo in inglese li guardano. Cioè, perché è importante. Alla fine, poi, secondo me, sono spugne, quindi assorbono tutto, però è importante non farglielo perdere, anche perché hanno fatto tanta fatica per impararlo all'inizio, mo perché l'hanno dimenticato. Anche il russo, va, mi è dispiaciuto, perché stavano iniziando a parlare accento perfetto, però... Il russo è anche una lingua importante comunque, certo, nel mondo certo. Parlano russo. No, ma sapere più cose, ti apre la mente, Mimmo, esatto. Ti apre la mente. Conoscere più cose alla fine ti apre la mente, ti aiuta e tanta roba. Cioè aprire la mente, conoscere, parlare, quando è... la cosa bella, sai che è quando uno parla e magari tu capisci, perché capita anche che quando vai a un posto, chi le parla, tutto quanto ridono. E tu rire, e poi rire, ma perché sorridendo? Ma non ci capito. Magari ti stanno pigliando per culo. Magari ti stanno pigliando per culo. Allora, la cosa più bella che io ho scoperto qui, è per esempio, quando ho iniziato a capire, allora sto capendo, come quando inizi a capire, è tanta roba, tanta roba, però all'inizio. Mamma mia, arriva, magari mi sfruttevano pure, quindi, però va bene, dai. È così, Va bene così. E babbo, Polà. Polacco, ti mando un abbraccio, saluta la tua famiglia. Anche tu un bacione a tutti. Ciao, 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 Polacco. Ciao, grazie, Polà. Ciao, 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 ciao.